Una bomba d'acqua ha paralizzato l'aeroporto di Malpensa nella mattinata di lunedì 26 agosto. Atterraggi e decolli sono stati sospesi, ma lo scalo varesino non è mai stato chiuso. L'intensa tempesta è iniziata intorno alle 10:30 e si è conclusa verso le 12. Complessivamente, 27 voli sono stati coinvolti. Alcuni hanno atteso in volo sopra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre altri sono stati dirottati agli aeroporti di Linate, Bergamo, Torino e Venezia. Il violento nubifragio ha causato anche infiltrazioni d'acqua nel Terminal 1. Inoltre, a causa delle intense precipitazioni, si sono verificati allagamenti sulla strada statale 336, che è stata chiusa al traffico in direzione Malpensa. Durante l'evento sono caduti circa 64 mm di pioggia in poco più di 80 minuti, provocando un muro d'acqua che ha allagato le piste e costretto il personale a chiudere alcuni raccordi. Per la giornata di lunedì era già stata diramata un'allerta meteo per temporali forti. Il bollettino della Protezione Civile della Regione Lombardia prevede precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale per tutta la giornata, con fenomeni che interesseranno principalmente la fascia prealpina e i settori di pianura. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.